soltanto un'altra scusa. Ti siedo di fianco ed è come se non fossi qui. Allora, gli abbandoni estivi sono rimasti invariati rispetto agli anni precedenti. Abbiamo avuto un deciso aumento degli abbandoni nella fase di emergenza della rabbia. Le persone, piuttosto di vaccinare il cane, hanno deciso di abbandonarlo, per cui nel primo semestre di quest'anno siamo già arrivati ad 800 abbandoni, con un incremento notevole nei primi tre mesi. Sull'abbandono non ci sono picchi estivi in modo particolare, è un fenomeno purtroppo costante. Adozioni sono fortunatamente importanti, nel senso che le persone vengono, adottano i cani, anche cani con problemi e anche cani anziani. Su questo un ringraziamento deve essere fatto agli enti animalisti e alle associazioni, che soprattutto cani problematici vengono loro affidati. E questo è un dato che consente alla struttura sanitaria dell'ASL di avere una permanenza media di poco superiore ai 10 giorni e una presenza di 30-40 cani al massimo, su una dinamica di 1400-1500 cani in entrata. Le persone possono venire a vedere la realtà dei canili sanitari del 19, quindi si rendono conto di come sono ordinati. Possono vedere i cani, tranquillamente ci sono degli operatori che li seguiranno nella fase di visita. Se qualche animale di loro gradimento, possono anche preventarli alla scadenza del 10 giorno. Tutto naturalmente gratuito, compresa l'esperienza.